Ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Preliminarmente, Presidente, devo per l'ennesima volta, umiliato, mortificato come cittadino contribuente, come consigliere comunale, abbiamo un sistema di streaming assolutamente insufficiente, non all'altezza, anche questa mattina ha dato i soliti problemi. Mentre parlava un consigliere di opposizione è venuta meno l'immagine, la telecamera. Presidente, io mi sono stancato di ripetere le stesse cose. Qui stiamo parlando di un servizio che viene reso e che viene pagato profumatamente, un servizio che non c'è o comunque è molto scadente. A questo punto mi domando per quale motivo l'amministrazione comunale di Taranto non proceda ex legge alla risoluzione unilaterale del contratto. Lo impone la legge. In un contratto c'è un do ut des. Io ti pago una prestazione e tu mi fornisci, mi elargisci, mi eroghi questa prestazione. Qui abbiamo una prestazione assolutamente scadente. Per ragioni tecniche che io non conosco e che non sono tenuto a conoscere, il servizio è insufficiente, non è all'altezza, è scadente. Veramente sono avvilito, perché non è possibile che un comune, un'amministrazione comunale che si vanta, si sciacqua la bocca, parla di innovazione tecnologica e dal punto di vista tecnologico, come dimostra questo servizio streaming, dimostra di essere un paese, una realtà, una città da terzo mondo, perché solo nel terzo mondo accade una cosa del genere. Un bambino di 5 anni con un telefonino avrebbe fatto una diretta Facebook, una diretta streaming certamente migliore di questa ditta. Io ho avuto modo di parlare con la ditta. Ho avuto modo di parlare telefonicamente, privatamente, col responsabile commerciale, il dottor Tommaso, non ricordo bene il cognome, Tommaso Coniglio, mi ha detto, dice, sa, in tutte le città d'Italia non si pone questo problema. Qui sì, ho detto evidentemente cosa dobbiamo fare, dobbiamo far benedire Laura. Allora, Presidente, io mi domando, quale motivo ferma l'amministrazione comunale, quale motivo ferma a interrompere il rapporto con l'azienda? Se poi mi si dice ma il contratto scade a dicembre, a me poco importa, perché stiamo ancora a fine settembre e ci sono ottobre, novembre e dicembre, per non parlare di tutti i mesi pregressi in cui il servizio è stato assolutamente scadente. Allora, per cortesia, avrei voluto qui avere il sindaco Melucci, l'assessore Manzulli all'innovazione tecnologica. Bene, mi parlano di Taranto capitale, Taranto città smart, Taranto città del terzo mondo, con un'azienda che non è all'altezza di erogare un servizio streaming. Grazie, una vergogna, grazie. Un servizio pagato con i soldi del contribuente. Consigliere Abate.